Gianluca Merizzi, oggi una degustazione con bella gente che ha apprezzato i tuoi vini da sempre. Sono molto contento di questo, gli amici dell'ONAV sono venuti a trovarci e come spesso succede si sono divertiti, perché cerchiamo di fare le degustazioni anche in modo divertente, piacevole, e abbiamo anche a sorpresa implementato con una mini verticale di Utopia. Ma il momento è stato determinante, quello della presentazione a loro, che sono amici da tanti anni, del nuovo verdicchio dell'azienda Merizzi. Si chiama Ergo Sum, lo potete vedere qui, è il vino di punta della stessa azienda, una riserva, quindi Castelli di Chiesi, verdicchio riserva di OCG, annata 2016, fresco vincitore di riconoscimenti importanti. Dove? Sono diversi e sono in itinere. I primi arrivati sono quelli di Dr. Wine, alias Daniele Cernilli, miglior verdicchio 2021. L'altro freschissimo, il Tre Bicchieri della guida Gambero Rosso 2021, e gli altri a ruota a seguire, e arriveranno fino a Natale riconoscimenti, perché i premi sono tanti, le guide sono tante e ci vuole un po' di tempo. Certo. Poi ecco, continuerete a inventarvi qualcosa alla Monte Cappone. Allora, noi non ci fermiamo mai, in itinere c'è un nuovo vino dell'azienda Merizzi, proprio l'azienda che produce l'Ergo Sum, che voglio ricordare sarà il verdicchio più esclusivo, lo amo chiamare io, del territorio. Sì, uscirà il vitigno e il Grenache. Grenache è un vitigno di origine spagnola, diffuso in Francia e un po' in tutto il mondo, uno dei primi 3-4 vitigni rossi più piantati al mondo. Certo. Produrremo Cogito Ruber, sarebbe questo rosso. Questo Grenache rosso di ingresso, che uscirà in aprile. La novità è questa. Quindi al Vinitaly lo assaggeremo, speriamo di arrivarci sani, e noi siamo pieni di forza e di volontà, e quindi vogliamo assolutamente presentarlo al Vinitaly. Novità assoluta per l'azienda Merizzi. Grazie Gianluca Merizzi. Ecco, così Umberti, un incontro piacevole ovviamente. ONAV Ancona è un'associazione nazionale no profit che si occupa, innanzitutto, da quanti anni operate? Allora, l'ONAV è nata negli anni 50, è la prima organizzazione che si occupa di vino in Italia. Ovviamente non è un'organizzazione di sommellerie come la FISA, come l'AICE o come tante altre che ci sono adesso, ma esclusivamente l'acronimo ONAV vuol dire Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. Quindi noi siamo l'espressione di un risvolto tecnico nei confronti del vino, quindi assaggi tecnici. Quindi organizziamo a livello locale e nazionale degustazioni in cui cerchiamo di far emergere la peculiarità tecnica dei vini che assaggiamo, quindi l'aderenza con il territorio, la peculiarità, l'originalità dei vari vitigni nei vari territori e così via dicendo, insomma. Quindi è un'organizzazione puramente tecnica e assolutamente senza scopo di lucro. Due parole sulla Gianluca Merizzi, sulla fattoria Merizzi, sui vini di Merizzi. Allora, Monte Cappone. Quest'oggi Gianluca, che è anche un amico personale, ci ha ospitato ONAV Ancona, quindi la sezione provinciale dell'ONAV, e ovviamente una parte dei soci, per offrirci un panorama e una degustazione di addirittura 11 dei suoi prodotti. Quindi oggi ci siamo dedicati esclusivamente ai bianchi, nonostante che Gianluca, l'azienda Monte Cappone, l'azienda Merizzi, facciano anche degli ottimi vini rossi.